ti ho bloccata nella tua serata di divertimento perché volevo farti un paio di domande. La prima è: da quanto tempo vieni qua in vacanza? Sono 4 anni alla fine. Sei sempre venuta qua in questo albergo? Sì. E se ti dovessi chiedere le motivazioni che ti hanno spinta a scegliere ogni anno questo albergo, cosa mi diresti? Credo alla capacità... Vabbè, Tiziana per me è il punto un po' di riferimento, è in grado di creare delle belle situazioni, di mettere a proprio agio le persone in un ambiente molto armonioso, questo per me è importante, a me piace ballare, quindi alla fine insomma ci si diverte e questa cosa mi dà gioia, sono in vacanza, voglio stare tranquilla e questo trovi è il motivo tu. Di... Sì. È un motivo comunque di benessere per me. Anche perché la vacanza dovrebbe essere questo, no? Assolutamente sì. Dopo un anno di lavoro, no? Uno dei... Assolutamente sì. Quindi è Daniela che ti ha fatto scoprire questo albergo? Sì, me ne ha parlato, io non l'ho conosciuta anche lei 4 anni fa, appunto. Mi ha parlato di questo posto per cui era venuta, insomma, per delle sue ragioni. E mi ha detto che se l'ha trovata molto bene, boh, abbiamo provato, va bene, fammi vedere com'è. E sono stata molto bene anch'io, quindi siamo ritornate. Oltre alle qualità dell'albergo, quindi di Tiziana, che sicuramente come gestione è in grado di farvi sentire come se foste a casa. Altre peculiarità, tipicità di questo luogo che ti inducono, oltre al fatto che nell'albergo ti trovi bene, no? Poi oltre all'albergo in un contesto, no? Un pochino più ampio. Se dovessi descrivere delle peculiarità, delle tipicità di questo posto che ti portano ogni anno a rivivere con gioia le vacanze qua. Ma sicuramente in parte l'animazione. Io sono arrivata molto pigra, ho detto no, quest'anno non faccio niente, non so, acqua gym piuttosto che... E mi è impossibile pensarlo perché sei una persona estremamente energica. Però alla fine di giorno sono molto pigra. E invece boh, alla fine appunto cioè, continua ad esserci anche al di fuori questa cosa molto coinvolgente. Quindi anche in spiaggia durante il giorno. Sì, sì. Oggi ho ballato il pio pio, queste cose qua che alla fine ti divertono, te la balli. Abbiamo preso insomma i giri sulla costa, le passeggiate. Troviamo degli amici perché abbiamo altri amici che vengono qua, quindi abbiamo incontrato anche amici di vecchia data, e, insomma. Quindi alla fine, oltre alla vacanza, diciamo alla settimana di riposo, di relax, di stacco dalla quotidianità, si portano anche a casa delle nuove amicizie, no? Di nuovi contatti. Ah, quello assolutamente sì, sempre. Sì. Dei nuovi amori? È capitato. Quest'anno no, non ancora, poi va, non si sa. Allora questa la mettiamo. La magia dell'estate. Benissimo, so. Siccome insomma, sono qui ancora qualche giorno, questa bisogna che la mettiamo come prima della lista. Esatto. Non si sa mai, l'imprevedibilità, guarda, è qualcosa di... Beh, poi voglio dire, magico, insomma. La vacanza è anche questo, no? È avere la possibilità di crearsi delle situazioni che poi rimangano nel cuore in tutti i sensi. Esatto. Bene, allora, uno, grazie per aver parlato con noi. Due, ti auguro una bellissima vacanza. Grazie. E ringrazieremo anche Tiziana perché ha clienti come te nel suo albergo. Grazie. Grazie ancora. Grazie a voi. Ciao. Grazie.